Dopo l'insediamento del nuovo governo e la nomina del ministro degli interni Salvini, l'accanimento contro gli immigrati e come evitare che ci siano nuovi sbarchi in Italia sembra sia il problema principale che l'Italia debba risolvere. Nonostante ciò che alcuni dicono, la crisi dei migranti non è un problema principalmente tedesco, né italiano o greco, ma è uno europeo. Ma questo è un punto che non è compreso proprio da tutti. E con chi chiude le frontiere, chi rifiuta le quote di migranti da ospitare, abbiamo lasciato che il compito davanti a noi ci divida. Ma l'unica soluzione possibile è quella di lavorare insieme e considerarlo un nuovo inizio per tutti. Ma questo magari è un discorso per un'altra volta. Ma c'è un punto che si sente ripetere spesso, specialmente con il caso della nave Aquarius a inizio estate, quando il governo con il ministro Salvini decide di, in maniera illegale, di chiudere i porti non facendo attraccare la nave in Italia, lasciando più di 650 persone per 2 giorni in mare per poi essere trasportati con una nave della Marina sulle coste della Spagna, la quale offrì ospitalità ai migranti. Beh, dopo questo atto di forza, ripeto, illegale da parte dell'Italia, quello che si è sentito di più dire è la frase: ora sì che finalmente l'Italia si farà rispettare in Europa. Abbiamo finalmente ripreso la nostra dignità. Rispetto e dignità. Il fatto è che tutti sappiamo, e specialmente i nostri politici dovrebbero sapere, che il non rispettare le leggi e i trattati, specialmente quelli internazionali, che un paese sovrano come l'Italia può sempre decidere di non rispettare dopo averli sottoscritti, non portano nessun rispetto o dignità. Anzi, questi sono atti che sono segnati, che sono segnali chiari ad altri paesi di non rispetto e violazione delle regole che tutti devono seguire per poter avere rispetto dagli altri e così mantenere la propria dignità di Stato. Per capire un po' le cose meglio, facciamo un passo indietro. Dignità è una parola chiave per i diritti umani, è qualcosa che tutti abbiamo e che sta a significare che meritiamo certi diritti. Ma cos'è esattamente la dignità? L'articolo 1 dei diritti umani afferma che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali, in dignità e diritti. L'articolo 1 dei diritti umani afferma che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali, in dignità e diritti. La dichiarazione universale fu fondamentalmente adottata nel 1948, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, e viene spesso vista come l'inizio del movimento per i diritti umani dei giorni nostri. È stato costruito attorno all'idea che tutti gli esseri umani hanno una certa dignità. Più tardi era chiaro che questo concetto era il fondamento dei diritti umani, tanto che questa venne aggiunto il riconoscere che questi diritti derivano dalla dignità intrinseca della persona. Oggi l'idea è praticamente consolidata ovunque, o quasi. L'essenza stessa della Convenzione è il rispetto della dignità e della libertà umana. Sembra buono, vero? Ma questo non ci fa ancora capire cos'è esattamente la dignità. La premessa fondamentale qui è che qualcosa nella nostra condizione di esseri umani che ci rende degni di rispetto. La Dichiarazione Universale collega questo con la nostra ragione e coscienza, qualcosa che è parte integrante dell'essere umano. In effetti, la dignità è così legata alle nostre concezioni dell'umanità che siamo
che usiamo termini come trattamento inumano per descrivere atti che violano i nostri diritti. Cioè la sensazione che trattare qualcuno in modo umano significa comportarsi verso di loro in modo coerente con la loro umanità e dignità. Tutti siamo d'accordo che ce l'abbiamo e che siamo nati con questa, o almeno per la maggior parte delle persone. La dignità è un valore unificante. La Dichiarazione Universale è stata creata con il contributo di persone di culture diverse. La Dichiarazione Universale afferma che siamo nati uguali, uguali in dignità e diritti. La domanda che ci facciamo ora è questa: la dignità può essere persa? Secondo la Dichiarazione Universale, i nostri diritti sono inalienabili. Questo significa che non ci possono né essere tolti né dati via da noi stessi. Questo perché la dignità che abbiamo, che ci dà diritto a questi diritti, è anche inalienabile. Ecco perché i nostri diritti continuano fino alla nostra morte. Che cosa fa la dignità per i nostri diritti? Dignità significa che determinati atti come la tortura sono proibiti, perché vogliamo proteggere sia la dignità che l'integrità fisica e mentale dell'individuo. In questo senso, la dignità è qualcosa che riteniamo di voler proteggere dalla distruzione. Per altri diritti, come il diritto alla salute, la dignità è qualcosa che vogliamo aiutare le persone a raggiungere. Garantiamo che le persone abbiano diritti fondamentali in modo che siano in grado di condurre una vita dignitosa. Pensiamo anche che i diritti come il diritto a non essere discriminati siano vitali, perché tutti gli esseri umani sono liberi ed uguali in dignità e diritti. Qui la dignità è qualcosa che onoriamo, riconoscendo che tutti ce l'hanno. È qualcosa che non possiamo mai perdere. L'idea di dignità è fondamentale per il mondo in cui ci consideriamo, in cui viviamo. È qualcosa che collega le persone di tutti i tipi, di qualsiasi cultura e convinzioni, e che alla fine ha portato al riconoscimento universale che abbiamo bisogno di proteggere e far sì che ogni persona lo ottenga. Questo lo facciamo attraverso i diritti umani. Dal punto di vista che ho delineato, ha senso parlare della dignità di Stato, degli stati e degli enti corporativi in generale. Per alcuni questo sarà un passo un po' troppo lungo. La dignità è uno stato che solo gli individui, in quanto unità ultime di preoccupazione morale, hanno. Affermare che gli stati e le entità statali possono essere titolari di dignità di status, così come si obietta, impegna la visione problematica che non solo gli individui, ma anche i gruppi sono unità ultime di preoccupazione morale. Questo non è giusto. Parlare della dignità di status di un'entità corporativa, e in questo specifico caso di stati sovrani, non impegna a un resoconto collettivista del valore morale ultimo. Invece ci fornisce un vocabolario più ricco con cui regolare la condotta di quell'entità. L'attribuzione di dignità di status indica semplicemente che un insieme di stringenti richieste normative si applicano al trattamento di un'entità, o se l'entità è un agente morale, alla sua condotta. Quindi l'attribuzione di dignità di status non implica un'astrazione di valore intrinseco. Questo è un punto fondamentale. È perfettamente possibile
sia a ritenere che le entità aziendali abbiano diritti e doveri e rintracciare la giustificazione di tali diritti e doveri nel modo in cui le entità aziendali servono gli interessi delle persone. Si considera entità sociale volontaria come un club, per esempio, un'associazione. Generalmente lì consideriamo come detentori di diritti e portatori di doveri, ma la giustificazione ultima per il loro status di detenzione dei diritti è che il club e le associazioni contribuiscono al perseguimento dei loro piani di vita da parte dei loro membri. Allo stesso modo, riteniamo regolarmente che gli stati non abbiano il diritto di interferire con terzi, a condizione che rispettino determinati standard di condotta nei confronti degli individui e di altri stati. Stando così le cose, non è chiaro il motivo per cui dovrebbero insorgere problemi quando ci rivolgiamo alla nozione di dignità di status e la applichiamo agli agenti morali aziendali come gli stati. La dignità attiva di uno stato, in particolare di un'autorità sovrana, dipende dal suo agire in conformità con una serie di norme, compresi gli standard sui diritti umani che regolano il rapporto tra l'autorità e i suoi soggetti. Ma i diritti umani non sono le esclusive determinanti della dignità di stato attivo di uno stato. Oltre ai diritti umani, ci sono gli standard di condotta che gli stati devono onorare nei loro rapporti con i non soggetti, vale a dire individui ed entità. Uno stato che viola i diritti umani o si impegna nell'aggressione internazionale perde parte o tutto del suo stato di dignità. Non comanda più il trattamento tipico di un'autorità sovrana, ad esempio non può più legittimamente rivendicare l'obbedienza da parte dei suoi soggetti e neppure l'interferenza da parte di altre sovranità. Capite bene perché all'inizio abbiamo detto che le vicende delle navi di profughi in Italia e il non rispetto dei trattati che l'Italia ha sottoscritto non hanno portato nessun rispetto da altri paesi, bensì ha dato il via libera ad altri a non rispettare i patti in futuro e a prendere il governo poco seriamente. Questo è tutto, grazie e alla prossima. Ciao!